L'universo. La conoscenza umana vi si riflette e da tempi immemorabili l'uomo volge lo sguardo verso le stelle alla ricerca di altra vita intelligente. Dalle intuizioni di Leonardo sull'uomo cosmico alla teoria eliocentrica di Niccolò Copernico e Galileo Galilei, che solo 500 anni fa provò che il nostro pianeta ruota intorno al Sole, sino al monaco domenicano Giordano Bruno, bruciato nel 1500 sul rogo dalla Santa Inquisizione perché osò credere che esistevano altri mondi abitati oltre la Terra, giungiamo agli UFO di oggi, segnalati ovunque nel mondo, fotografati, filmati e rilevati strumentalmente. Oggi il 53% dell'opinione pubblica americana ritiene che il fenomeno UFO sia di origine extraterrestre e nel nostro paese la percentuale è pressoché identica. È un problema in cui le cifre statistiche rappresentano solo la punta dell'iceberg. Milioni di persone affermano di aver visto almeno una volta nella loro vita un UFO, un oggetto volante non identificato. Ma se le statistiche ufficiali sugli UFO includono appena l'1,2% di queste segnalazioni, le cifre dell'Air Force statunitense, 1147 avvistamenti indagati tra il 1948 e il 1952, portarono allo sconcertante risultato di un 25% di episodi rimasti inspiegabili. Oggetti di forme e dimensioni diverse appaiono improvvisamente, solcano il cielo e sono in grado di scomparire e di rientrare nella realtà dalla quale sono venuti. Accelerazioni folgoranti, manovre impossibili, sotto gli occhi di migliaia di testimoni attendibili. Intelligenze estranee a quella umana e tecnologie al di là delle leggi fisiche a noi note partecipano ad un grande gioco che coinvolge mistero, segreti, paure e potere. Il fenomeno UFO è stato così classificato dal professor Hynek: gli incontri del primo tipo, ovvero gli avvistamenti di UFO nei nostri cieli; gli incontri del secondo tipo, ovvero i riscontri di tracce fisiche lasciate dagli UFO; gli incontri ravvicinati del terzo tipo, con i racconti di chi ha avvistato forme di vita aliena; e infine le sconvolgenti testimonianze di chi ha vissuto l'esperienza del contatto, le cosiddette abductions, gli incontri del quarto tipo, i presunti rapimenti alieni. Tornano allora alla memoria le parole di Albert Chopp, portavoce dell'aeronautica statunitense, il quale nell'ormai lontano 26 gennaio 1953 ebbe a dichiarare: se fosse vero il parere dei maggiori esperti ufologici del mondo, e cioè che le manovre di questi oggetti volanti sono controllate, allora l'unica spiegazione possibile resta l'origine interplanetaria di questi mezzi. Sentiamo il parere di uno scienziato, l'astrofisico e scrittore Johannes von Butler, il quale afferma con certezza che l'uomo non è solo nello spazio. La nostra galassia, la Via Lattea, è formata approssimativamente da 200 miliardi di stelle. Ora, in ragione dei nostri calcoli, si è stabilito che il 60% di questi 200 miliardi di stelle è caratterizzato dalla presenza di pianeti. La stessa cosa avviene nel nostro sistema solare, dove il Sole è circondato da 9 pianeti. Ad una distanza di circa 16 anni luce da noi, ci sono altre 47 stelle, che presentano condizioni simili a quelle del nostro Sole. Il Sole è una stella G2 di grandezza ottimale, con un'età di 12 miliardi di anni, prossima alle 47 stelle che ho appena menzionato. La probabilità statistica che esista la vita su altri sistemi planetari è elevatissima, ma c'è da aggiungere che la maggior parte delle altre stelle della Via Lattea sono molto più antiche del Sole e possiamo quindi supporre che esistano molte altre civiltà antiche e civiltà che dal punto di vista tecnologico sono molto più avanzate di noi. Pensa che sia possibile che abitanti di questi pianeti visitino il nostro mondo? Come riescono a colmare le immense distanze che ci separano? Dato che quasi tutte le stelle della Via Lattea hanno un'età doppia rispetto a quella del Sole, è lecito ipotizzare che nella nostra stessa galassia esistano numerose civiltà in possesso di conoscenze vastissime di fisica e di supertecnologia. Se consideriamo i grandiosi progressi tecnologici raggiunti dall'umanità negli ultimi 50 anni, in parallelo è possibile ragionare sul grado di sviluppo, ad esempio, di una civiltà 2 milioni di anni più avanzata della nostra.
Gli scienziati, nella loro ricerca di una overdrive, una marcia in più, per colmare distanze interstellari, hanno lavorato su modelli teorici. Fra questi, l'enunciato di Einstein, secondo cui esistono buchi gravitazionali che vengono creati dal collasso di stelle quando queste scompaiono dal nostro continuum spazio-temporale. Conseguentemente, sempre a livello teorico, sarebbe possibile andare avanti nello spazio e indietro nel tempo, giungendo a quello che noi chiamiamo tempo zero. Ed è proprio la teoria della relatività a dimostrare che la dilatazione del tempo è un dato di fatto. Se viaggi molto velocemente nello spazio-tempo, il tempo praticamente si arresta. Quindi, sia a livello fisico che tecnologico, nei prossimi decenni o secoli potremo giungere a scoperte che ci consentiranno viaggi interstellari, e sono certissimo che le civiltà extraterrestri si avvalgano già di queste tecnologie per esplorare altri mondi. Per gli scienziati più conservatori questa è ancora fantascienza. Eppure, solo 40 anni fa, gran parte dei tradizionalisti non riteneva possibile per l'uomo giungere sulla Luna. Insomma, le nostre conoscenze dello spazio stanno aumentando giorno per giorno, modificando così il modo di inquadrare il problema del nostro posizionamento nell'universo. Per von Butler, il quesito principale oggi va posto in termini di contatto con ipotetici extraterrestri, probabilmente umanoidi. Sono note, e sono state studiate approfonditamente, antiche tradizioni che ci dicono che la nostra razza è stata creata grazie all'arrivo di una civiltà umanoide aliena sulla Terra e che essa ha interferito con la nostra evoluzione. Forse dovremmo cercare di scoprire i nostri antenati non sulla Terra, ma su un altro mondo. Il tempo non ha potuto cancellare le tracce lasciate da visitatori spaziali sul nostro pianeta. E la mano di ignoti artisti ha impresso nella roccia il ricordo di questi incontri primordiali, come in questa pittura rupestre a Fergana, in Uzbekistan, di 7.000 anni fa. Nella scena appare un essere che indossa una tuta e un casco da astronauta e un velivolo discoidale. E in una caverna in Giappone così fu illustrato il manifestarsi di un'astronave luminosa, un gruppo di velivoli sferici e la discesa di un oggetto con una traiettoria a spirale. O in queste pitture rupestri del sud della Francia risalenti a 15.000 anni or sono, dove compaiono ripetutamente dischi volanti, tanto che un archeologo francese li catalogò come UFO dell'età della pietra. Nell'antichità e nel Medioevo abbondano i riferimenti ai cosiddetti strali di fuoco, agli scudi volanti e alle sfere infuocate. In un affresco che si trova in un monastero della ex Jugoslavia e in questo dipinto nella più antica chiesa della Georgia, due misteriosi oggetti volanti sembrano testimoni della crocifissione di Cristo. L'orientalista Zecharia Sitchin ha scoperto tracce di visite aliene in antichi testi sumerici cuneiformi. In particolare nel mio libro Il dodicesimo pianeta ho potuto specificamente elaborare i miei studi sugli scritti della civiltà sumerica, la prima forma di civiltà umana conosciuta già radicata 6.000 anni fa. Sulle loro tavolette di argilla i sumeri raccontarono molti eventi della storia e della preistoria. Molti miei colleghi li conoscono e li definiscono miti. Io invece mi sono chiesto, ed ho girato la domanda ad altri ricercatori, se non si trattasse solo di miti, ma di storie vere. Perché la loro notevole precisione, con riferimenti riscontrati anche nella Bibbia, specialmente nel libro della Genesi, mette in luce l'esistenza di un altro grande pianeta nel nostro sistema solare, che i Sumeri chiamavano Nibiru. Esso si avvicinerebbe a noi una volta ogni 3600 anni, passando tra Marte e Giove. Secondo gli antichi scritti, gli abitanti di questo pianeta, chiamati Anunnaki, che significa coloro che scesero dal cielo sulla Terra, giunsero sulla Terra per la prima volta.